Mi raccomando, se non vuoi perderti nessun video su questo canale, ti consiglio di premere la campanella in alto a destra per ricevere ogni giorno i feed dei video che usciranno sul canale. Buona visione! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo numero a caso episodio di Pokémon Insurgence. Signori, non registravo questa serie da tipo 2 settimane e finalmente sono tornato su questo fantastico gioco per proseguire questa serie. Vedete, signori miei, l'originalità. Tutti che portano Xenoverse e poi arrivo io Insurgence, così. Siamo aggiornati. Comunque ragazzi, prima di iniziare vi invito a un bel mi piace per sostenere come al solito questa serie che sta proseguendo come al solito a gonfie vele, anche se ho avuto alcuni giorni di pausa, non lo so quando farò uscire questo video, dipenderà tutto dalla mia salute, tipo, perché come vedete sto morendo in faccia. Però questo è un altro discorso, ragazzi. Ho avuto un finale d'estate molto particolare. Immaginate solo io. Allora, io il 6 ero in Trentino, il 7 ero in Lombardia, l'8 ero in Toscana. In Toscana mi sono beccato pure gli alluvioni, già che ci siamo, ma questo è un altro discorso. E quindi nulla, mi raccomando ragazzi, sostenete questa serie, iscrivetevi. Io non so, non mi ricordo più nulla di sto gioco. A fatica ricordo il mio team. Se mi dite di dire i nomi dei miei Pokémon, non sono sicuro di saperli. Comunque, boh, noi proseguiamo. Nello scorso episodio eravamo qui, abbiamo fatto cose, tra le quali catturare un Moltres. Tu che cosa sei? Ah, sì, tu mi dai informazioni e poi mi picchi. Mi ero dimenticato di quanto fosse bello sto gioco. Mi ero dimenticato di quanto fosse bello Snatch. Che cazzo è? Una patatina del McDonald's, Snatch. Boh, non si sa. Vabbè, ok, perfetto. Deoxys, Elder Perseus. Attenzione, signori miei. Questi qua che copiano la mitologia greca. Bastardi proprio. Ok, perfetto, lì c'è una vecchia. Allora, sono tutti a livello 53. Povero Felix, raga, discriminato dalla society. Allora, vediamo un po', mettendo avanti Bo Sandra con il nostro Water Rocket che aprirà tutti, vero Luke? Facci sapere cosa ne pensi nei commenti della mossa. Ok, perfetto, questa qua con due candele. Siamo passati da Deoxys a Stunfisk. Questa sì che è un grande, questo sì che è un grande risultato, raga. Tra l'altro, questo video qua vorrei farlo più. Ah, ok, hai usato Bounce. Tu potresti avere la madre un po' puttana. Ok, grazie. Dicevo, prima di sclerare contro un Terrario. No, io ho bruttissimi ricordi contro di lei, signore mio. Quindi vediamo di non rendere le cose una blasfemia unica. E moriamo con Iron Head. Rock Slide, vai giù. Ok, vai giù, tu muori. Ok. Volevo dire, questo episodio sarà un po' più corto perché vorrei provare a editarlo con Sony Vegas per vedere se c'è una differenza di qualità forte anche nei let's play. Ve l'ho detto, voglio sperimentare. Ho un botto, raga, vi giuro, un botto di progetti che, figa, mi durano fino a febbraio. Però vabbè, questi sono dettagli. Poi avrò anche la maturità quest'anno, quindi sappiate che sarà un inferno per me. Mi troverete in condizioni pietose per i video, ma per i miei iscritti questo ed altro. Bene, finita la parte lecchinaggio, datemi i miei rimedi. Ok, minchia, stavo già per insultare la Madonna, ti giuro. Ok, perfetto, ci siamo. No, perché non vedevo i paralisia, lì ero convinto di averceli. Ok, qua c'è un libro, probabilmente è stato scritto da qualche youtuber. Oggi sto sparando più stronzate del solito, raga, sarà il sonno. Tra l'altro stavo dicendo, sto sparando più stronzate del sonno e per l'appunto avrei confermato. Ok, perfetto. Allora, Nora, Damien e tua mamma. Non ne ho incontrato uno fino ad ora. Bello. Bello. Molto azzeccato come Pokémon. Randomizzazione, grazie. Oh, Damien e poi abbiamo l'uomo con i capelli a metà. Cioè, che è tipo quello che abbiamo incontrato, che non so neanche come si chiami. Siamo tutti qui? Vedi quella luce là in fondo? Quella è la sfera che si suppone abbia a che fare con la profezia. Assomiglia a un cumulo di spazzatura, secondo me. Dubito che ci sia addirittura una profezia. Probabilmente è semplicemente una leggenda. Sta registrando, sì, è tutto a posto. Ma in ogni caso, andate avanti. Finiamola con tutto ciò. Ok, con un Camerupt che ci segue, raga, molto convincenti. Ok. Perfetto, attenzione, terremoto. Suppongo. Who dares wake me? Io. Ho le occhiaie anch'io, scusa, ti capisco. Chi era? Che cosa sta succedendo? Questo non è mai successo prima.
È così bello essere svegliati di nuovo. Non se prima devi andare a scuola. Fatemi sapere, ragazzi, magari nei commenti come sono stati i vostri primi giorni di scuola. Se avete già iniziato, perché so di bastardi che non hanno ancora iniziato. Che abbiamo qui degli ospiti. If you are after the prophecy, you'll need to work harder than death. If you are than death, sono diventato gay. Se siete qui per cercare la profezia, dovete lavorare molto più sodo di come avete fatto adesso. Ok, sono colui che l'ha scritta molto tempo fa. Ma siete maledettamente in errore se pensate che ve la dirò così semplicemente. Così, fantasmi. Io ero il profeta di Arceus e l'oracolo di Delfos. Oracolo di te, bravi. Queste sono le giuste ironie. Queste sono le giuste ironie nei fangame, mi piacciono. Queste sono le cose giuste. L'oracolo di Delfox è geniale. Ho predicato da prima che Ione fosse creato. Se la Madonna. Ok, adesso. Se vuoi conoscere il segreto del futuro, devi prendertelo con la forza. Ok, tu, Ancient Oracle, perfetto, sì, mister, Dio Cristo, ok, no, però c'ho Earthquake, ok, si fa, oddio, avrei anche Rock Slide, quasi, raga, due sassolini in testa, stile Maddalena, glieli tirerei, però se niente, raga, anche i profeti dell'antichità c'hanno la madre infame, queste sono errori che nella vita accadono, proviamo a mandare Sandra, sperando che non mi muoia, Brian, se mi bruci, Cristo, ok, perfetto. Ci siamo capiti. Provo un focus energy molto molto timido. Omnius, minchia, se ti boosti, ti giuro che faccio una strage di esseri viventi. Tu sei un coglione comunque. Ha cominciato a piovere, signori. Vuol dire che Sandra potrebbe addirittura... Olè, questo dovrebbe morire, in teoria. Dovrei essere più veloce. Io, leccata se mi paralizzi. Sta andando tutto bene. Sta andando tutto bene. Mi ero dimenticato di come in certi episodi di questa serie andasse effettivamente bene. Ok, calma. Gotitel, Felix, è il tuo momento. Il mio gatto domestico, vai, distruggilo. Magnatelo, cazzo, la colazione, proprio, colazione. Ho paura di vedere cos'è sta roba. Cosa sei? Sei bruttissimo. Oddio, copriti, ti prego. Mettiti un sacco di una busta in testa. Porco demonio, Cristo. Ok, perfetto. Fermi. Oddio, volendo potrei... Se critti ti spacco la faccia. Ok? Vai giù, dai, che ti ho diminuito la difesa. No! Felix, stop the levitating. Ah, perché stavo levitando, perfetto, che sono un pezzo di pane. Allora, curiamo Felix. Vediamo se lo fa anche lui. No, lui fa psichico. Ok, allora, è tutta questione di crit. Se critti ti spacco la faccia. Ok, perfetto. Ho avuto paura perché io so come la mia fortuna, io la conosco, sono amico suo. Ok, ma hai solo 5 Pokémon. Tra l'altro un Tepigal 50 è una scelta veramente onorevole, te lo giuro. Hyper Potion, vai Felix, curati da ogni male. Flare Blitz. Io ti stavo insultando, Tepig, scusami. Scusa, non lo faccio più. Max, vai, è il tuo momento. Max 2000 avanti Cristo. Questa è una cheat di famiglia, pensate un po'. Vabbè. Earthquake, sapete che io sparo stronzate su stronzate quando registro, quindi non vi ponete più domande voi nel caso. Pidgeotto, perfetto. Anche se è il quinto Pokémon e non l'ottavo, cioè sarebbe Pidge 5, non Pidgeotto. Però vabbè. Muori e finiamola qua, ti prego. Fammi sto piacere. Rust, loro fanno Rust, signori. Allora, Ancient Oracle ha perso. Creepy ha ottenuto 5100 Pokédollari. E tu adesso mi direi la profezia, perché altrimenti io ti svergino. Non male. Ok, attenzione, è stato riesumato. Mi chiamavano Gesù Cristo. Lazzaro, alzati e cammina. Alright, split the beans. Ok, sputerò il rospo. Questo qua si traduce sputerò il rospo, raga, è stato in Inghilterra, sono bravo. Questa profezia è stata fraintesa per molti molti anni, per molto molto tempo. Anche i leader dei culti non hanno mai ascoltato la versione corretta. Aspetta, quindi non è la vera profezia quella che... quindi loro non sanno che cosa dice la vera profezia. Esattamente. Non vi leggerò tutto l'intero. Non ve la leggerò per intero, in sostanza.
È un poema terribile che probabilmente può essere facilmente. Probabilmente può essere facilmente. Che è facilmente. Disinterpretato, malinterpretato, e non voglio che essere quell'oracolo, capite? Spero che voi siete pronti. Tra l'altro, alcuni di voi mi hanno detto di saltare le cose lunghe, però insomma, il gioco mi piacerebbe giocarlo, quindi io le leggo. La prima cosa che previsi, che previdi fu l'emergenza di un eroe. Ah no, l'emersione di un eroe. Oh, oddio. L'emersione di un eroe scelto dal Pokémon leggendario. In secondo luogo, questo eroe avrebbe avuto successo. Imbattuto a Torrent, avrebbe proseguito la sua strada vittorioso. L'ultimo segreto. L'ultimo segretissimo pezzo di informazione. Che è bruttissimo dire in italiano, però letteralmente è questo. È che alla fin fine l'eroe. Si unirà al culto infernale e tradirà i suoi amici. Quindi, in sostanza, cosa? Uno di noi andrà nel culto infernale? Sì, cosa? Non ci lascerai. Non ci puoi lasciare così. Chi è l'eroe? Chi può fermare tutto ciò dal succedere? Non potete scampare al fato, Nora. Figlio di Troia, c'è la mamma infame. Ok, il culto infernale, che noi non abbiamo ancora sentito, tra l'altro, non vorrei dire. Non puoi dire che non abbia un'inclinazione al drammatico. Questo mi ricorda Frank Baum. What author? Ah, ciò che fece l'autore Frank Baum quando si introduceva, introducendosi, ok? Oh, silenzio! Come puoi rimanere così calmo? Ci è stato detto che fra di noi c'è un traditore. Questo non è il momento di fare scherzi. Beh, ha detto che sconfiggerete i cultisti. Ho perso l'accento. Avete detto. Abbonamento del treno? L'abbiamo perso. Hanno detto qualcosa. Voi leggete in Google Translate. Sono un libraio. Non so come tradurre sta roba. Non so proprio come tradurla. Ok, perfetto. Nessuno sa di sta roba qui. Va bene, I can help with. Ok, tu mi potresti aiutare. Interessante. Ciao, eroe. Figlio di troia, simpatico come la merda. Nora, ascolta. Non andare in panico, ok? Non andare in panico. Damien, ci è stato appena detto che perderemo. Le persone moriranno. Worrying about this isn't going to help. Preoccuparci di ciò non sarà sicuramente utile. Dobbiamo lavorare insieme. Se. To let this. Se ci lasciamo prendere da ciò, potremmo arrenderci anche adesso. Mi stai già criticando, Damien? Sai che se io fossi nel culto infernale in incognito, non attirerei la mia attenzione verso di me, giusto? Eh sì, ma non puoi gettare il panico così, Nora. Tact sarà tatto, no? Non hai tatto? Not Mr. Oh, dissing! No, signor, faccio parlare la mia bocca davanti ai cultisti e mi faccio rapire e portare in una palude. Ok, perfetto. Nora, smettila. Sai che cosa penso, Damien? Penso che la tua stepmother. Ok, se ti porto mi dicono che stepmother è matrigna. Penso che la tua matrigna fosse. Avesse ragione su di te. Me ne vado adesso. Ci vediamo a Sonata City, Creepy. Lì c'è una palestra. Ciò di cui abbiamo bisogno è ottenere la medaglia in order to dive. Per ottenere sub. Non so se è effettivamente quello che volesse dire. Perché ho detto tutto ciò? Non so che cosa mi sia successo. Mi sento orribile. Mi vado a scusare. Ok, va bene. Brava, vattene perché sei una puttana come tutte le altre. No, tutte le altre no, cioè, tutte le altre chi poi? Cioè, nel senso, sei una puttana e basta. Perché sì, perché dai, non si può fare una roba del genere. Guarda, posso avere una. Sì, l'ho tenuta prima una fune di fuga. Quindi, per piacere, fatemi fuggire. Thank you. Allora, dove sta? Escape, no, ne ho 5. Come can't use this? Giustamente in una libreria non è esattamente la prima cosa che faresti. Però cazzo, dai, non puoi. Potresti farmelo usare. Comunque, raga, abbiamo concluso anche questa avventura magnifica senza perdere alcun Pokémon. Io mi sento Cristo.
Cioè, non mi sento Cristo, però perché non potevo passare da quello spazio lì? Combi per... Non posso fuggire. Ok, muori. Non mi fai fuggire, muori. Oh, volevo essere caritatevole. Sanflora! Madonna, raga, che Pokémon inutile. Ditemi voi se avete mai scelto Sanflora in team. E specificate se è stata tipo una penitenza con gli amici o robe del genere. Posso gentilmente... Grazie. Ok, perfetto. No, perché cioè non ne ho incontrati tutti fino all'alba dei tempi. Poi adesso esco e mi viene fuori pure Gesù Cristo con i chiodi. Ok, perfetto, siamo usciti, signori. E nulla, io direi che questo episodio può concludersi qua. Ve l'ho detto, volevo farlo un po' più corto, anche perché lo scorso è stato infinito. E niente, se il video vi è piaciuto vi invito, come al solito, a lasciare un bel mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate ai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale. E premete la campanella per ricevere invece i feed dei video. Detto ciò, ragazzi, noi ci becchiamo per l'appunto in un prossimo video.